Presidente della Repubblica. Ha inizio l'incontro del Presidente della Repubblica con una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Festa della Marina. Prende la parola l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Signor Presidente, le porto il deferente saluto delle donne e degli uomini della Marina Militare, militari e civili, e le esprimo la gratitudine per aver concesso questa importante occasione di incontro. Un saluto particolare vorrei inviare ai militari impegnati in operazioni a bordo, a terra, in Italia e all'estero. A tutti esprimo la riconoscenza della Repubblica degli Italiani. Ringrazio l'Istituto Andrea Doria, attraverso il quale la Marina si stringe attorno al personale in difficoltà. Ringrazio l'Associazione Nazionale Marina Italia, la Lega Navale, per la loro preziosa opera di diffusione dei principi della cultura del mare. Esprimo i miei complimenti ai militari che domani saranno decorati con onorificenze al valore e al merito della Marina. A loro va il plauso per i gesti ammirevoli compiuti. Russia's invasion of Ukraine has led to a significant worsening of growth prospects and a sharp increase in inflation expectations. Central banks have started to tighten monetary policy, leading to an increase in borrowing costs. The disruption of food supply chains, particularly wheat, has pushed up prices and risks causing a humanitarian catastrophe. The G7 and the European Union have shown remarkable unity in supporting Ukraine and in putting pressure on Moscow to end hostilities and resume negotiations. Our efforts to prevent a food crisis must start from Ukraine's Black Sea ports. We need to unblock the millions of tons of cereals that are stuck there because of the conflict. The United Nations mediation efforts are a significant step, and I think, unfortunately, the only ones. We have to offer President Zelensky the assurances he needs that the ports will not be attacked. And Ukrainian architects and my friends, we will reconstruct Ukraine. We have to do that, and we will do that. And I think it is not only in our interest, it's our moral obligation to do that. Seconda tappa della CEA Innovation Tour, siamo a Napoli per parlare di Open Innovation. Lo facciamo insieme alla Regione Campania, insieme agli altri partner dell'ecosistema. Abbiamo lanciato una challenge che riguarda appunto la gestione della rete idrica intelligente. Quindi abbiamo aperto alle start-up, alle PMI innovative per avere soluzioni intelligenti per un monitoraggio della rete e per quindi creare una smart water company. Siamo qui insieme ai partner dell'ecosistema e appunto siamo qui per raccontare l'innovazione pragmatica di ACEA e soprattutto appunto le persone, i territori e lavorare insieme anche alle altre società del gruppo come Gesesa e Gori per lo sviluppo di una Smart Water Company.